direttamente da Londra. È arrivato a Roma il bra fitting, l'arte del reggiseno perfetto. 8 donne su 10 porta il reggiseno nella taglia sbagliata. Credi che solo il bisturi possa regalarti un seno perfetto? Le occasioni speciali ti mettono in crisi? Io sono Patty. Io sono Joe. E saremo le tue braccia. Ti accompagneremo alla scoperta del tuo reggiseno ideale e di tante altre cose che tu e il tuo seno dovete assolutamente sapere. Dimentica tutto quello che sapevi su coppe e spalline e scopri come un reggiseno perfetto può cambiarti la vita. C'è un settore in cui il bra fitting può essere di particolare aiuto ad una donna che deve scegliere il reggiseno. Ci sono infatti dei reggiseni dalle caratteristiche specifiche che permettono alle donne sportive di svolgere la loro attività. Il reggiseno di una donna che pratica lo sport a livello agonistico deve essere particolarmente comodo, deve fornire un perfetto supporto al seno e deve lasciare grande libertà di movimenti. Sono una sportiva, faccio sollevamento pesi, che comunque è già uno sport mascolino di per sé, però ho bisogno di un reggiseno che comunque mi aiuti, insomma stia comoda, anche se non ho molto seno, però nel frattempo essere anche femminile. Certo. Quindi, insomma. Bene. Dai, sediamoci, ti faccio qualche domanda. Quando una donna pratica dello sport, un seno abbondante può rappresentare un inconveniente, ma il giusto reggiseno aiuta a gestirlo. Piacere. Allora, cercavo un reggiseno per fare sport. Reggiseno per fare sport. Sì. Allora, ci mettiamo seduto un benissimo. Attimo così. Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Elena, ho 34 anni e pratico lo spinning. Uno sport in cui si sta in bicicletta, una bicicletta all'interno di una palestra. Ho sempre fatto sport dall'età di 6 anni, ho fatto ginnastica artistica a livello agonistico e da settembre ormai faccio sollevamento pesi. Abbiamo visto che le donne sportive hanno delle necessità particolari nella scelta del reggiseno. E ognuna ha delle esigenze specifiche in base allo sport che pratica. Sono venuta qui per trovare un reggiseno sportivo, visto che quelli che sono in commercio non sono adatti, in quanto non comodi e non sostengono effettivamente il seno. Tu che misura del reggiseno porti? Una quinta. Una quinta. Io ti devo misurare di nuovo e troviamo, diciamo, la misura un po' diversa. Ok. E tipo di reggiseno che porti attualmente facendo sport? Con il ferretto, perché non ne trovo uno sportivo che tenga durante lo spinning. Ok. Sì. Ma quelli incrociati dietro non funzionano, insomma. Ok. Quindi perché tu fai proprio spinning? Faccio spinning in bicicletta, quindi stando in questa posizione, mettendo una canottierina aderente e reggiseno col ferretto, però insomma non è molto comodo. Ok. E che cosa cerchi? Un reggiseno che tenga il seno, che non faccia muovere, anche comodo soprattutto. Il reggiseno classico in generale è progettato per dare supporto. Il reggiseno sportivo invece deve praticamente fermare il movimento del seno, allora deve dare supporto perfetto. Vorrei un reggiseno che sia molto comodo, che comunque mi assista nei movimenti, certo. Però anche comunque mi renda femminile, perché già di per sé è uno sport molto maschile, diciamo. E dimmi che misura del reggiseno porti attualmente? Seconda. Anche se i tuoi muscoli pettorali sono tonici, ricordati che il nostro seno non è fatto di muscoli, quindi nessun tipo di sport può tonificare il tessuto mammario.
Spero ovviamente che loro possano aiutarmi in modo tale che possa allenarmi con comodità, però essendo anche molto femminile. Ok, va bene, perfetto. Adesso andiamo a misurarci e ti propongo qualche soluzione. Okay. Quello che cerco è un reggiseno che funga anche da top, con il ferretto possibilmente, che mi permetta di pedalare in tranquillità e in comodità. Dobbiamo andare un attimo in camerino, ti devo misurare. Ok. E dopo troviamo la tua taglia e reggiseno sportivo. Va giusto bene. Per te. Okay. Ok. Andiamo allora. Le taglie piccole possono portare i modelli più compressivi, modelli che tengono seno fermo al torace. Adesso vado a cercarti il reggiseno sportivo. Torno tra poco. Devo misurare. Ok. Allora, se puoi alzare un po' la maglietta, sì. Così ti misuro proprio bene bene sotto seno. Perché misuro la fascia sotto seno. Okay. Le taglie prosperose invece hanno bisogno di un modello che separa e avvolge perfettamente il seno, con le coppe preformate. Ok. E ti porto un reggiseno sportivo, color nero, semplicissimo, che dopo ti sta con tutte le magliette sportive. Lo puoi portare anche senza le magliette. Ok. Ritorno perfetto. Fra un attimo, ok? Ti aspetto. La regola generale è fermare il movimento del seno. Ti ho portato questo modello, che è il reggiseno sportivo, che è molto colorato, molto bello, color viola, perché hai detto che volevi sentirti più femminile, sì. Visto che fai lo sport abbastanza maschile. E poi le spalline di questo modello sono molto morbide, così disperdono la pressione sulle tue spalle. Poi anche le coppe sono lisce, con le cuciture piatte, così non si vedono sotto abbigliamento sportivo. Mm-hmm. La fascia sotto seno, vedrai adesso, sarà molto aderente, così mentre farei lo sport non si sposterà, starà fermo tutto il tempo. Perfetto. Dai, proviamolo. Grazie. Allora, ti ho portato reggiseno, la misura tua. I reggiseni sportivi sono un po' particolari, allora vediamo se la coppa non va bene, possiamo o scendere, okay. Sì, o salire un pochino. Allora, la fascia è molto aderente. Dopo ci sono tutti questi inserti dentro in mesh che tengono la pelle asciutta e fresca. Le cuciture sono molto piatte, così puoi portarlo anche con le magliette molto aderenti e non si vede. E in tuo caso, perché c'hai seno prosperoso, è molto importante che i seni sono separati. Allora, come vedi, qui ci sono le coppe preformate dentro che separano seno e lo tengono fermo. Fermo. I ferretti che ti danno sostegno, ma anche comodità, sono proprio avvolti in silicone. Ok, quindi allora, morbidi. Sono molto più morbidi, non sono ferretti classici. E niente, adesso proviamolo e vediamo l'effetto se va finale. Bene. Sì. Va bene. Ok. Il reggiseno sportivo perfetto dovrebbe essere fatto di un tessuto molto morbido, di microfibra. Dovrebbe anche avere inserti di mesh che mantengono la pelle asciutta e fresca. Già è comodissimo. Come lo vedi? Molto comodo, sì. Poi mi sento proprio. Vedi che la fascia sotto seno è molto aderente. Sì, vedo. Così mentre ti muovi sta ferma tutto il tempo. Vedi che anche i ferretti avvolgono bene i tuoi seni, che il seno è sostenuto, sì. Anche se non è molto abbondante, è sostenuto e starà fermo tutto il tempo quando farai lo sport.
qua. Perfetto. Allora, come ti senti? Bello, morbido. Io sto guardando se non è troppo aderente, però ti deve dare sostegno. Parte sempre dalla fascia sottostante. Dalla fascia, okay. Sì. Questo è abbastanza alto. Accollato. Accollato, okay. Perché deve essere così per fermare veramente il movimento del seno, mm-hmm. Perché questo reggiseno ferma il movimento del seno al 83%. Sì. Però con le magliette più, con, diciamo, con il collo più aderente, alto, va più benissimo. Alto, va benissimo, sì. Ma anche senza maglietta. Anche senza maglietta. Sì. Perfetto. Ok, allora. Saltiamo. Sì, questo che facciamo, ti volevo chiedere. Prova. Che sì, i regini sportivi devi proprio testare. Allora devi stare. Proprio muovere, così lo muovere anche le braccia. Durante la corsa. Sì, devi saltare. Devi sentire se veramente ti senti sostenuta. Sostiene, tiene il seno separato, ferretti morbidissimi. Perfetto. Perfetto. Ok. Giulia ed Elena hanno trovato il modo di mettere d'accordo il loro reggiseno con il loro sport preferito. Arrivederci al prossimo appuntamento con il Bra Fitting. Quando sei incinta o allatti, il tuo seno cambia la dimensione diverse volte durante la gravidanza e poi di nuovo quando inizi e smetti di allattare. Hai bisogno dei reggiseni progettati specificamente per questo periodo. Andando avanti con l'età si perde il tono muscolare e l'elasticità della pelle, quindi è possibile che dovrai cambiare proprio il tipo di reggiseno e dovrai passare dal reggiseno a balconcino al reggiseno con la coppa piena. Dopo un intervento di mastoplastica additiva, sostenere il tuo seno con un reggiseno adeguato è ancora più importante.